Allora, buonasera a tutti quelli che sono migrati nella nuova stanza e questo appunto è uno degli incontri, dicevo, a grandi linee, velocemente dei webinar che sono fatti in collaborazione tra i Twinning e l'Ufficio Scolastico Regionale. Sarà possibile rivedere la registrazione sul link che metterà appunto l'Ufficio Scolastico Regionale a disposizione. Io vi ho già detto che per fare un'iscrizione, chiunque non sia iscritto ai Twinning, sarà possibile farlo dalla pagina Twinning e attraverso una preregistrazione e poi con il benestare dell'unità nazionale, completare, ultimare la registrazione e poter partecipare appunto a quelli che sono far parte della piattaforma Twinning per strutturare un nuovo progetto. Come deve essere questo nuovo progetto? A grandi linee, perché avevo già iniziato, devono essere raccolte queste informazioni, cioè ispirazione, obiettivi, disponibilità dei colleghi, attrezzature, la fattibilità, cioè l'integrazione curricolare, la gestione del tempo scandita e la gestione delle risorse, con il supporto esterno se vogliamo una sinergia appunto con delle agenzie del territorio o con le stesse famiglie. L'idea progettuale è la ricerca dei partner e poi attivarsi. Gli obiettivi devono essere condivisi e con il team dei docenti per non ritrovarsi soli, il calendario di massima deve essere ben chiaro con scadenze e consegne e poi ci deve essere l'articolazione delle attività dei ruoli. Per avere una fattiva collaborazione e aver ben chiara anche la valutazione. La struttura del Twin Space la specificherà poi successivamente Annalisa e aver chiara la etichetta da privacy sia nostra che dei nostri partner in Europa. La documentazione ovviamente è una parte fondamentale perché fa parte sia della struttura del Twin Space, un diario di bordo come storyboard o anche a livello proprio personale. Queste sono le informazioni, qui troverete dei link dove si possono trovare dei kit già pronti e una galleria progetti a livello europeo, perché ripeto, non è un dimostrare quanto riusciamo a essere bravi noi nella nostra didattica, ma la piattaforma Twinning è la collaborazione veramente per eccellenza e ogni insegnante mette le sue buone pratiche a disposizione di tutti gli altri. Non ci sono quindi sorte di elezioni, ecco, ma una vera e propria fattiva collaborazione. Quindi, riprendendo da rivalutare appunto la fattibilità dell'idea stessa del progetto, i contenuti integrati soprattutto nel curriculum, perché ripeto, non deve essere un di più che noi facciamo, ma un qualcosa che è all'interno del nostro fare scuola, è proprio un cambiamento di rotta. Il fare scuola attraverso i Twinning, non mettere i Twinning oltre la nostra metodologia e oltre la nostra didattica. Avere appunto ben chiaro il supporto da parte dei colleghi, del DS e dei genitori e iniziare a strutturare questo progetto europeo. Ho detto che la parte più, diciamo, più ostica per me, personalmente, magari per voi no, è stata quella di ricercare un partner perché navigavo un po' a braccio all'inizio e negli anni passati, fino a quando non sono diventata più esperta, e un buono strumento appunto è gestire la propria presenza nei forum degli altri insegnanti, avere dei contatti perché ovviamente i nostri progetti possono partire attraverso i contatti che abbiamo. Qui ero arrivata, Simona, e quindi la nostra vera propria presentazione riparte da qua, dopo questo riassunto velocissimo, e devo dire che attraverso questa pagina, che è il Twin Live, il nostro profilo, possiamo vedere un bottone Crea progetto.
e il CREA progetto ci impone poi un'altra scelta, di scegliere la scuola con la quale lavoriamo noi. Ci sono insegnanti che lavorano su più scuole, quindi possono scegliere una delle due scuole con le quali partecipare. E poi scegliere i partner attraverso i contatti che hanno. Ecco perché è così importante avere dei contatti con altre persone. E poi è bene sapere che c'è anche la gestione della mail su le Twinning Live, che ci permette anche di parlare con i nostri contatti, di avere degli scambi di idee precedenti a quello che è proprio il riempimento della scheda del progetto. Scusa Amalia, c'è qualcuno che sta presentando? Non è possibile questo, non si possono modificare le impostazioni. Se per favore potete lasciare la presentazione di Amalia e togliere la vostra presentazione, forse avete casualmente, sì, avete sbagliato. Sì, forse inavvertitamente qualcuno ha premuto il pulsante presenta. Il problema è che tutti abbiamo pari diciamo qualità, e quindi se tocchiamo qualcosa e presentiamo ci sovrapponiamo ad Amalia, quindi cerchiamo di fare attenzione, per cortesia. Grazie. Vi ringrazio. Ora potete togliere la vostra presentazione, così vediamo quella di Amalia. Ci vediamo. Amalia, prova di nuovo a presentare tu. Devo di nuovo rientrare, quindi presentare. Io ho sempre la mia presentazione. Sì, ma c'è qualcuno che non riesco a leggere chi sia. Riprendere praticamente ora, okay. Cambiare adesso no, sì, eccola, è rientrata, tutto ok. Ok, si rivede, sì, di nuovo. Ok, perfetto, ci quindi, sei tu. Riassumo un'altra volta. Gli stadi sono: creare un progetto, scegliere una scuola, scegliere un partner dai contatti. Dopo questa dopo questo bisogna scegliere gli obiettivi e le finalità. Qual è il target che noi vogliamo raggiungere? Il risultato. E in questo senso bisogna essere molto chiari, a non confondere, non perdere di vista qual è lo scopo principale condiviso, non disperdere energie. Quindi, quale materie rispettivi docenti saranno coinvolti a lavorare insieme? Queste domande che vi ho messo, quale parte del curriculum scolastico sarà approfondito e sviluppato? La partecipazione alle attività di progetto verrà tenuta in considerazione ai fini di valutazione degli alunni? Quali competenze si intendono sviluppare? Tutte queste domande le ho messe perché vi dovrebbero servire per aiutarvi appunto a identificare i vostri obiettivi e le vostre finalità. Non dimentichiamoci che i progetti servono per mettere in gioco le competenze. Ovviamente i Twinning è proprio la piattaforma delle competenze europee, quindi non devono essere, come ho già detto, una parte, un surplus, ma una parte integrante della nostra didattica. La procedura di lavoro, organizzarla, coinvolgere gli alunni, calendario, ruoli ben chiari, quindi fornire tutte le indicazioni peculiari per il nostro progetto e poi procedere per piccoli step essenziali, senza fare grandi voli pindarici per non finire poi oberati di impegni, soprattutto nei periodi clou, che noi sappiamo da docenti essere quelli degli scrutini di metà anno, scrutini di fine anno, che ci coinvolgono e ci caricano di ulteriori stress. Il coinvolgimento della scuola e della comunità locale, come dicevo prima, chi intendete coinvolgere nel progetto? Avete intenzione di prevedere il coinvolgimento di esperti esterni? Ad esempio, adesso io sto facendo un progetto sulle cambiamenti climatici, pensavamo di chiamare anche come un genitore che si intende di meteorologia. Tutto questo deve essere ben specificato all'interno del progetto. Quindi associazioni, eccetera, eccetera.
e le sinergie formative con la famiglia, ripeto, e le comunità territoriali sono sempre una risorsa. Se vengono coinvolte fattivamente, ma anche con una certa affabilità, perché se gli viene gravato come qualcosa che il bambino deve fare perché altrimenti non viene valutato, la famiglia opporrà subito una certa resistenza e questo non è proficuo. Pianificare attività collaborative. La collaborazione non si improvvisa, ma si costruisce, questo lo sappiamo, cerchiamo di costruire con i nostri bambini, valorizzare, disseminare i genitori, il coinvolgimento e il consenso, l'ho già detto, i colleghi, supporto e collaborazione, DS, supporto e visibilità all'interno del sito, faccio un esempio, aprire magari anche una specie di giornale, una newsletter, un qualcosa che possa gratificare sia gli alunni ma anche avere una certa visibilità all'esterno. E poi la comunità locale, se chiediamo visibilità e finanziamenti, questo i progetti Twinning non lo richiedono, però va bene. Documentare. Come pensate di documentare le attività del progetto? Non solo i risultati finali, ma anche le attività all'interno del progetto. Quindi attraverso le foto va benissimo, ma dobbiamo essere molto attenti pubblicando i risultati e link al Twin Space nei siti delle scuole, creazione di un angolo twinning, una bacheca, presentazione dei risultati al consiglio di classe durante un evento della scuola. Tutto questo è un modo di documentare. Ovviamente poi se il progetto ha un certo spessore si può anche candidarlo al progetto certificato di qualità. Questo per progetti veramente importanti, per partire ci accontentiamo anche di cose più umili. Pianificare sì, ma senza esagerare, nel senso che un progetto può essere sempre modificato in itinere, altrimenti ci sentiamo veramente con un peso sulle spalle, nel senso che bisogna sempre ricordare che abbiamo a che fare con i nostri alunni, che ci può essere una risposta che non ci aspettavamo dagli alunni, dal partner, e quindi essere pronti a una certa flessibilità. Mettete in conto gli imprevisti vostri e dei partner, malattie, calamità naturali, interruzioni, defezioni. In questo caso ci ho messo anche questo piccolo meno, perché l'emergenza sanitaria ultimamente è quella che ci sta maggiormente vessando. Ricordate che da soli facciamo veramente poco, quindi la collaborazione nei twinning è una delle cose più importanti, e se avete bisogno di qualsiasi consiglio, tutti gli ambasciatori della Toscana sono a vostra disposizione, li potete trovare sulla piattaforma eTwinning e il mio indirizzo email è qui sotto. Grazie per l'attenzione. Spero di essere stata sintetica, ma anche chiara. Grazie. Sì, molto sintetica, grazie. E molto chiara anche. Io però adesso voglio farvi vedere un attimo... quindi condivido il mio schermo. Se Amalia togli la tua presentazione, perfetto. Io, scusate, mi inserisco un secondo solo per ricordare ai colleghi di spegnere la webcam, per cortesia, perché siamo tantissimi e quindi abbiamo bisogno di tutta la banda possibile. Grazie tante. Ok, allora, volevo solo farvi vedere, infatti c'è qualche problema di caricamento di queste presentazioni, quindi che cos'è eTwinning? È una piattaforma online in cui gli insegnanti possono incontrare altri insegnanti europei, italiani europei, e collaborare e lavorare con loro, quindi anche gli studenti possono scambiare idee,
dubbi di qualunque genere, attività di qualunque genere con altri studenti delle scuole europee. Quindi è una comunità di insegnanti. Ci sono tre interfacce. La prima è quella che voi trovate proprio quando siete sulla... ecco, questo è il portale, quando voi nella barra di ricerca del vostro browser scrivete etwinning.net, vi trovate in questa pagina dove dovete prima di tutto registrarvi. È necessaria una prima preregistrazione, ecco qui, registrati, in fondo alla pagina, registrati, e c'è una preregistrazione, dopodiché l'Agenzia Nazionale eTwinning, dopo che voi avete scritto tutti i vostri dati, avete inviato la preregistrazione, l'Unità Nazionale eTwinning vi darà, farà degli accertamenti, perché appunto è una comunità solamente di docenti e di studenti, quindi bisogna assicurarsi che effettivamente siete docenti o dirigenti, insomma persone che lavorano all'interno della scuola, e poi vi darà il permesso di entrare e di cominciare a lavorare con i twinning. Questo è la seconda interfaccia, l'eTwinning Live. Ora ve lo faccio vedere, io accedo. Ci vuole un po' di tempo, non so perché. Va bene, intanto vado avanti, vi faccio vedere cosa succede. Siete in questo eTwinning Live, questa seconda interfaccia, dove ci sono, ora appena è rimasto fermo ancora a preregistrazione. Vabbè, ci torniamo dopo. La terza interfaccia è il Twin Space, quindi proprio la parte che riguarda il progetto. Una volta che voi avete preso accordi con i docenti europei che avrete incontrato, faccio prima chiudere e a riaprire. Quindi dopo che voi avrete incontrato dei docenti europei con cui iniziare il progetto, vi trovate nel Twin Space. Ecco, voi entrate in eTwinning Live, che è appunto, come vi dicevo prima, la seconda interfaccia, dove si può cambiare la lingua, si può scegliere la lingua da adoperare. Io l'ho messa in questo momento in italiano, così sia più chiaro per tutti. Qui ci sono le persone, cioè potete cercare dei nomi di docenti con cui lavorare. Ci sono gli eventi, cioè degli incontri online, potete cercare degli incontri a cui vi potete iscrivere e partecipare. Oggi per esempio ci sono questi, potete vederli per la settimana o per il mese. Poi ci sono appunto i progetti, e quindi qui sì, potete entrare nel Twin Space attraverso questi progetti che avete creato. Poi ci sono i gruppi, se volete far parte di qualche gruppo, ci sono tanti gruppi, sia italiani che inglesi, di qualunque nazionalità, qualunque lingua, perché appunto lavorando tutti, per esempio Virgilio è un gruppo molto importante dove si fornisce un grande aiuto proprio per lavorare sui twinning.
ma ce ne sono tanti altri, c'è anche il gruppo europeo, insomma ci sono tanti gruppi. Poi c'è il forum dei partner, questo è molto importante se volete iniziare un progetto, non avete idea di come fare, di dove rintracciare dei docenti, è diviso in per età. Quindi per esempio progetti twinning dai 4 agli 11 anni, se i vostri studenti hanno dai 4 agli 11 anni, potete entrare e potete leggere le varie proposte di, qui per esempio Environmental Project di questo docente, ci potete cliccare sopra e potete leggere qual è la sua proposta per il progetto, dopo sotto ci sono tutte le risposte, se vi interessa potete rispondere. Scusami, sì. In chat appunto chiedeva, no? Un pochino una delucidazione su come il passaggio tra contatto e partner, no? Come a fare ad avere dei contatti. Ecco, sì, lo stavo spiegando. Qui per esempio potete incontrare tanti docenti nel forum dei partner, che è diviso appunto per età, sia se volete iniziare un progetto twinning o se siete interessati a un progetto Erasmus. Quindi per esempio se voi siete interessati a docenti che lavorano con i ragazzi dai 4 agli 11 anni, potete, per esempio questa qui, guardo qualcuno a caso, Gaia Kromek, potete cliccare sul suo nome e potrete avere tutte le informazioni su questa docente della Polonia, l'attività, a proposito progetti, tutte le sue informazioni. Se vi interessa, se volete richiedere la sua amicizia, le inviate una richiesta di contatto e che lei riceverà e se vorrà accetterà, e quindi siete automaticamente, diciamo, amici e potete iniziare un'attività con questa docente della Polonia. Qui accanto all'immagine, alla mia immagine, potete trovare due icone. Questa è per le notifiche, io in questo momento non ho notifiche, però nel caso appunto qualche docente voglia richiedere la mia amicizia, io vedrò la sua richiesta su questo centro di notifiche. Oppure c'è l'icona della letterina e qui potrete leggere, inviare, spedire della posta, per cui potete insomma avere dei contatti tramite posta all'interno di eTwinning. Poi magari vi scambiate l'indirizzo email del vostro personale, quello che volete, e potete continuare ad avere questi scambi di mail nel vostro indirizzo email. Ecco, per quanto riguarda le persone, vi faccio vedere ultimi contatti attivi. Qui c'è un elenco di persone, insomma, che si sono iscritte o che, a cui voi potete inviare una richiesta di amicizia se vi interessa. Per esempio Tikra Ciubieta, non so esattamente la pronuncia di questo cognome, eccola. Possiamo leggere tutte le informazioni su questa docente della Giordania. Ecco, questa è una docente che è già fra i miei contatti, se io voglio posso anche rimuoverla dai miei contatti. Va bene, io però vi volevo parlare del Twin Space. Quindi abbiamo detto, questa è la seconda interfaccia. Poi abbiamo il Twin Space, quindi io vado nei miei progetti attivi al momento e per esempio vi faccio vedere questo progetto eSafety. Qui
leggo Twin Space, quindi clicco e mi trovo sul Twin Space di questo progetto. Allora, un attimo che cambio la presentazione, così vi faccio vedere la presentazione e poi casomai lo vediamo anche proprio dal vivo, diciamo, quello di cui vi voglio parlare. Faccio in questa maniera perché temo che se apro il PowerPoint poi non lo potete vedere bene. Allora, il Twin Space è l'ambiente di lavoro del progetto, è un ambiente sicuro, protetto, dove ci sono solamente i docenti e gli studenti che fanno parte di quel progetto. Eventualmente, se è necessario, potete anche far entrare, registrare genitori se i bambini sono piccoli, oppure qualche il vostro dirigente, qualche altro ospite, ma sempre persone che sono a cui voi dovete dare delle credenziali, quindi voi dovete ammetterle, sono delle persone diciamo sicure. Ok, vedete il mio schermo? Sì, Annalisa, lo vediamo. Perfetto. Allora, questo è il Twin Space. Abbiamo l'home page, la pagina principale, dove potete leggere e scrivere tutte le informazioni che riguardano, di ordine generale, che riguardano il progetto. C'è anche la bacheca degli insegnanti, cioè dove gli insegnanti si scambiano eventualmente delle informazioni. Per scambiarsi delle informazioni ci sono tanti modi, ovviamente per email, su WhatsApp, però per quanto riguarda il Twin Space questa è la maniera di scambiarsi delle informazioni. È usata quindi per comunicazioni fra i docenti e partecipanti e c'è la possibilità di scrivere dei post in cui si possono caricare delle immagini, quindi se voi volete mostrare come i vostri ragazzi stanno lavorando o se volete mostrare con degli screenshot delle attività che state svolgendo, potete caricarle qui nella home page. Poi abbiamo la sezione dei materiali, ve la faccio vedere prima, poi vi spiego perché. Nella sezione dei materiali, come vedete, è divisa in tre aree, diciamo, immagini, video e documenti. Si possono caricare, si devono caricare, vedete, ognuno si può creare delle cartelle e si caricano qui le immagini, o i video o dei documenti PDF, Word, Open Office, quello che ritenete più opportuno per il vostro lavoro. Prima di condividere qualunque documento, qualunque immagine nelle pagine, dovete prima avere caricato il documento, le immagini o i video nei materiali. Ora vi faccio vedere. Le pagine sono proprio come si svolge il lavoro del progetto, quindi si possono creare quante pagine volete, si possono creare anche delle sottopagine e ebbene ognuno poi può decidere, ogni progetto, quindi ogni gruppo di lavoro può decidere come ordinare le pagine. Le pagine si possono anche archiviare, cioè se una pagina non vi piace, non va bene, non si può eliminare, ma si archivia. E questa icona della croce invece ci dà la possibilità di modificare l'ordine delle pagine. E poi
si possono appunto creare le pagine. Oh, scusate. Ecco, qui è per creare una pagina, come si, che si clicca dove c'è scritto crea pagina, vi appare questa immagine, date un titolo, se la volete come sottopagina di un'altra pagina cliccate qui e vi apparirà il nome della pagina a cui questa sottopagina deve appartenere, altrimenti scrivete il titolo e premete salva. Nella pagina si possono inserire dei sondaggi, dei pannelli virtuali, per intenderci come Padlet o Linuit, o semplicemente una pagina dove scrivere qualunque cosa, dove inserire delle immagini o dei video. La pagina rimane sotto forma di bozza, cioè la può vedere solamente chi l'ha creata, fino a quando non viene resa pubblica. Ecco qui, chi può vedere questa pagina? Se io lascio inserito solo io, allora gli studenti non la possono vedere. Se io invece scelgo membri del TwinSpace, la potranno vedere tutti quanti e quindi tutti ci potranno lavorare. Mi raccomando di ricordare sempre di salvare le modifiche. Chi può modificare questa pagina? Cioè chi ci può lavorare sopra? Chi ci può scrivere? Qui ci sono le varie opzioni. In genere si tende a non dare la possibilità agli studenti di lavorare, di caricare, perché a meno che non ci fidiamo di questi studenti, non siano insomma degli studenti, per i bambini è meglio che siano gli insegnanti a caricare i loro lavori, per una maggiore sicurezza insomma che il lavoro non venga perso, non venga cancellato, appunto salvare poi sempre le modifiche. Ecco, quando si crea un contenuto, la pagina si può modificare o cancellare tramite queste icone, l'icona dell'appennina o del cestino. Se voglio cancellare questa pagina, quello che ho scritto non mi piace, oppure si può appunto qui aggiungere delle foto, e questa è l'icona per aggiungere le foto, dei documenti, questa è l'icona per aggiungere dei documenti o dei video che precedentemente appunto bisogna avere caricato nei materiali. Per questo ve l'ho fatto vedere prima, perché è fondamentale, altrimenti non sappiamo dove andare a prendere questi contenuti. I video si possono caricare solamente i video già presenti in YouTube o in Vimeo, quindi se voi fate un video a scuola, in classe o i ragazzi fanno un video per conto loro, prima bisogna caricarlo su YouTube o su Vimeo e poi dopo si può caricare nei materiali e poi si può visualizzare nella pagina. Si possono anche aggiungere delle pagine web, ovviamente, quindi per esempio un Padlet. Ecco, se volete incorporare una pagina web, dovete scrivere solo il codice che è compreso, il codice SRC, che è compreso fra le virgolette, che come vedete vi ho evidenziato qui ed è, spero che sia chiaro che riusciate a vederlo. Allora, a quel punto, quando voi avete caricato, avete copiato e incollato questo codice compreso nelle virgolette, escluse le virgolette, potrete vedere la vostra pagina web nel TwinSpace. E quindi, per esempio, se caricate un Padlet, i ragazzi potranno scrivere nel Padlet, o se create una pagina con una mappa concettuale condivisa, potrete vedere quella mappa concettuale.
Poi abbiamo il forum. Il forum è molto importante perché si usa proprio per collaborare e comunicare su varie tematiche. Questo è, diciamo, lo spirito principale di un progetto Twinning, quello di collaborare e comunicare. I ragazzi devono lavorare insieme, non ognuno per conto suo, ma bisogna immaginare con gli altri docenti europei delle attività in cui i ragazzi possano collaborare. Quindi, per esempio, nel forum si possono creare delle discussioni. Questa sezione invece è nella sezione membri. Vi sto facendo vedere tutte le sezioni del Twin Space. Nella sezione membri si possono registrare gli studenti, si può anche modificare la password se qualche studente si dimentica la password, e si può anche vedere l'ultima volta che quello studente è entrato nel Twin Space. Per esempio, vi faccio vedere questo ragazzo, Alberto. Qui c'è scritto ultimo accesso il 20/10/2020. L'ultima volta è entrato il 20 ottobre. Allora, come si fa per, una volta che abbiamo deciso la tematica del progetto, abbiamo preso accordi con i docenti europei, come si fa per caricare gli studenti, per farli partecipare a questo progetto? Si va su questa sezione membri e si clicca qui invita membri. Allora, l'ultima cosa vi dico, quando si invitano gli studenti, si scrive, gli si deve dare uno username e una password, e bisogna fare molta attenzione a segnarsi la password, perché non sarà poi più visibile. Quindi, se un ragazzo la perde, sì, gliela possiamo ripristinare, modificare, però è bene che il docente scriva per conto suo, insomma, tutte le password. Dopodiché il ragazzo nella barra di ricerca scriverà Twin Space con la sua col suo username, si registra, e cioè non si registra perché è già registrato dal docente, e quindi può entrare a lavorare nel Twin Space. Poi infine abbiamo l'ultima parte, meeting online. Nei meeting online i docenti possono incontrarsi per prendere accordi e gli studenti invece possono chattare. Ok, ora io esco e stanno chiedendo di entrare delle persone alle 5. Vabbè, meno male che c'è la registrazione. Allora, adesso questo spazio dalle 5 alle 5 e mezza era stato pensato per rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi. Quindi ditemi voi se avete delle domande da fare, oppure andiamo ancora nel Twin Space e vi faccio vedere più da vicino qualcosa del Twin Space. Ditemi voi come vogliamo procedere. C'era solo una domanda. Sì. È consigliabile non invitare alunni della scuola media? Io ho risposto in chat dicendo che io invito anche quelli della primaria, perché lavoro con gli alunni della primaria, appunto qui di Pisa, e i miei alunni sono iscritti da anni, io sono su una quarta attualmente, e sono iscritti dalla prima su eTwinning, e quindi ovviamente lavoro io, ho insegnato a entrare con le password e quant'altro, però adesso sono molto autonomi. Sì, praticamente è aver ben chiara tutta gli seguiti che si fa all'inizio di ogni progetto. Sì, sì, bisogna avere delle accortezze, ovviamente, non caricare immagini che riprendono i visi dei bambini della primaria, si possono oscurare, o anche i loro nomi, si possono oscurare, come vi ho fatto vedere nella presentazione.
come vi ho fatto vedere in Twinning Live, come vi ho fatto vedere nei Twinning Live, c'è proprio una sezione di docenti della primaria e delle medie, quindi tutti possono partecipare a qualunque grado di scuola, insomma. Avete delle altre domande? Io ho una domanda pratica, perché mi andava via il volume, quindi sicuramente ho perso qualcosa. Per iscrivere i ragazzi di scuola, in questo caso io lavoro su una scuola media, serve un account, cioè potrebbe andare bene l'account per esempio di Classroom, oppure serve un account... No, guarda, Stefania, te lo faccio vedere subito. Ah, ok, grazie. Allora, io vado qui nei membri, dove c'è membri. Aspettate, mi devo loggare di nuovo perché è andata via. Allora, vado in membri, invita i membri, alunno, perché posso invitare anche dei docenti, per esempio il docente di sostegno o qualche altro docente che vuole far parte del progetto, qualche altro docente della mia scuola che vuole far parte del progetto. Quindi scrivo qui il nome. Ora io faccio un esempio, poi dopo lo cancellerò. Per esempio Laura Bianchi. Clicco su verifica. Ecco. E questa è la username. Mi appare subito il programma già, il sistema del TwinSpace già mi fornisce la username, che sarà laura.bianchi. Io poi qui decido una password per questa laura.bianchi. Per esempio scrivo una cosa qualunque, insomma una password, che però non vedo, quindi me la devo segnare a parte nella mia agenda. Poi seleziono un ruolo e gli darò il ruolo di membro, non quello di amministratore. Dopodiché clicco invita. Quando ho cliccato invita, Laura Bianchi potrà entrare a far parte, lavorare nel TwinSpace scrivendo queste credenziali, laura.bianchi, e inserendo questa password che io poi gli comunicherò, che io ho scritto. Ok, bene, grazie. Prego, è possibile poi modificare la password se per esempio un alunno perde una password. Allora, mettiamo che questo alunno ha perso la password. Ecco, posso anche mandargli un messaggio. Posso cambiare la password se lui la perde. Ok? Cliccando qui sulla pennina. Un'altra cosa importante, Annalisa, è che i ragazzi hanno la possibilità di mandare mail e di fare chat. Quindi è bene specificare anche cosa possono scrivere ai partner, e soprattutto che non diventi una chat tra di loro, ma una chat col fine appunto del progetto stesso. Sì, scusate, per esempio. Io volevo fare una domanda, posso? Certo.
Allora, no, sono rimasta un attimino perplessa, mi sono persa in un punto. Dunque, io sto cominciando a iniziare ad usarlo, a familiarizzare con i twin in una scuola, nella scuola media mia. Però avevo capito che ogni progetto ha il proprio twin space, per cui all'interno del progetto si lavora nel twin space relativo al progetto. Sì. Ecco, invece ho perso il passaggio, nel punto ho visto che il twin space ha anche una home page ai membri, quindi voglio dire, per l'iscrizione devo essere già dentro un progetto per l'iscrizione degli alunni o mi iscrivo, cioè ho perso l'inizio, diciamo, di quando si è aperto, diciamo, la home page del twin space, eccetera. Ecco, volevo dire quello. Amalia, vuoi rispondere tu o rispondo io? Allora, io stavo guardando la chat, quindi... Ok, allora rispondo io. Allora, quando ci si iscrive, la prima cosa che bisogna fare in assoluto è di iscriversi, fare una preregistrazione, sì, e quindi iscriversi. Allora, io cerco di nuovo, ve lo faccio vedere un'altra volta. Cerco itwinning.net. Sì, sì. E mi trovo in questa pagina. Ok? Sì, sì. In questa pagina io vado giù fino in fondo alla pagina. Ecco, ora io sono già entrata e quindi devo prima fare il logout, se no non ve lo posso far vedere. Ah, sì, io sono già a questo punto, cioè io sono già entrata e già iscritta. Esatto, quindi bisogna aspettare ora che l'Agenzia Nazionale dia, confermi questa iscrizione. Sì, 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 sì. Una volta che l'Agenzia Nazionale ha confermato l'iscrizione, si può entrare con le proprie credenziali, quindi username e password, e si entra, si cliccano questi puntini e si entra in eTwinning Live. Ah, ecco, perché io nel eTwinning Live entravo sotto il mio nome. Bisogna entrare con le proprie credenziali. Quando, certo. Nel portale... Qui c'è il portale. Nel portale qui ci sarà, ecco, scritto. Praticamente, no? Sotto dove c'è scritto Annalisa Di Pierro, io trovo i Twinning Live. Se ci clicco, io entravo da lì. Sì, però bisogna prima entrare come, sì, con il proprio nome. Sì, entrare da lì. Sì, può entrare, anche da lì, certo, non c'è problema. Ecco, però poi non mi è chiaro il passaggio del twin space. Il passaggio nel twin space bisogna andare prima in progetti. Ok. E uno non ha un progetto, non fa il twin space. Ecco, appunto, perché il twin space è relativo al suo progetto. Ecco, certo. Certo, se uno non ha un progetto attivo non può entrare nel twin space. Esatto, crea un progetto. Allora mi è chiaro, sì, sì. Allora, sì. Volevo rispondere un attimino facendo chiarezza su due cose. Allora, in chat ho visto che ci sono domande a proposito del collegio dei docenti. Allora, quello che vi consiglio di fare è che il twinning venga messo come parte integrante del vostro top, perché è un modo proprio di fare didattica. Quindi è questo che dovete chiedere al momento che fate un progetto. Questo progetto può essere sia un progetto di scuola, e con questo rispondo anche a un'altra domanda, che di classe, non è diciamo finalizzato a una classe sola, ma deve essere appunto un progetto che è condiviso con gli insegnanti, che coinvolge. Ovviamente, essendo una scuola della quale noi si fa parte, il nostro istituto, io faccio per esempio parte dell'Istituto Toniolo di Pisa, e io ho fatto inserire nell'ambito del TOP il progetto Twinning, cioè devono essere il nostro modo di progettare, il nostro modo di fare scuola.
Ecco, questo deve essere chiaro. Quindi non è un surplus, come dicevo, ma è un modo di fare didattica. Poi, l'altra cosa è l'insegnante funziona da moderatore, no, è proprio un amministratore, a livello di progetto è amministratore, quindi ha tutte le potenzialità dell'amministratore, quindi ha il controllo di quello che i ragazzi fanno in tutti i sensi. Sì, una cosa, un consiglio che mi sento di dare è prima, quando si comincia all'inizio, è sempre bene non creare il progetto, ma aderire a un progetto che è stato creato da un altro docente che ha più esperienza, che ha più esperienza di noi, e poi dopo eventualmente si può, quando ci si è, insomma, si è diventati più pratici, allora possiamo creare noi il progetto. Assolutamente, perché ho fatto l'esempio degli altri progetti, perché potete guardare gli altri progetti e chiedere di essere ammessi a far parte di un progetto che già esiste. Vorrei aggiungere una cosa, certo. Scusate, sono infatti Simona. Questa parte... Sì. Oh, scusami, no, non volevo interromperti, pensavo aveste finito. Mi metto in coda. No, io ho finito. Ok. No, vai. Allora, dicevo, vorrei aggiungere una cosa rispetto alla domanda del progetto, se il progetto vada o meno inserito nel, è approvato più che inserito dal collegio dei docenti. Oltre a quello che ha detto Amalia, che ovviamente condivido, ritengo che sia opportuno che la nostra progettazione sia inserita nel TOF, come naturalmente ha detto lei, perché oltretutto dà anche uno spessore e una profondità al nostro lavorare, non ci fa sembrare persone che fanno cose altre perché sono appassionati di tecnologia, ma diciamo è un fiore all'occhiello, può diventare un fiore all'occhiello per le attività della nostra scuola. Quindi il fatto che sia, diciamo, inserito nel sistema della nostra scuola dà valore e profondità al nostro lavoro, e tra l'altro è molto apprezzato perché diciamo che il discorso dell'internazionalizzazione, che per ora diciamo gioco forza il Covid ci impedisce anche purtroppo di fare delle mobilità fisiche, da qui a non troppo breve sarà la progettazione twinning, quindi la progettazione, gli scambi virtuali saranno una punta vincente proprio del nostro lavoro, di chi voglia appunto dedicarsi a chi voglia arricchire il proprio lavoro di una dimensione internazionale. Si parla infatti con il nuovo programma Erasmus di inserire diciamo i twinning naturalmente già nel programma Erasmus, ma di dare a i twinning uno spazio molto più ampio, proprio perché allo stato delle cose la progettazione twinning e quindi gli scambi virtuali sono l'unica modalità che i ragazzi abbiano di uscire dai confini, quindi è molto importante il lavoro che si può fare con i twinning. Condivido perfettamente, Simona, e vorrei aggiungere. Scusate, c'era, finisco così, intanto Amalia ritorna. La collega Faustinelli chiedeva se il progetto è attivo quando... Allora, il progetto, diciamo, è attivo quando l'unità nazionale lo convalida. Quindi dobbiamo fare tutta la scheda del progetto, riempirla. Sì, per quello dicevo, è meglio appoggiarsi a qualcuno che già ha riempito la scheda al posto nostro. Infatti, fare poi successivamente. Richiedere l'attivazione del progetto, aspettare non molto, devo dire che la nostra unità nazionale lavora veramente bene, rispondono se abbiamo bisogno di quesiti anche, quindi vari, non ci sono problemi di solito. Riguarda la domanda del progetto, poi
Limite delle persone, diciamo no, perché in effetti nessuno si trova mai a lavorare tutti in contemporanea, a meno che non ci siano quei momenti in cui possiamo fare proprio. C'è un problema di audio. Provo a rispondere io. Mi allora. Senti? Sì, adesso sì, Amalia. C'è un problema di audio, la tua voce va avanti e indietro. Allora, dicevo che ovviamente non c'è un limite alle persone che partecipano al progetto, dobbiamo solo deciderlo all'inizio, quante sono le classi, quanti sono gli alunni. Allora, intanto in questi tempi morti volevo aggiungere un'altra cosa ancora, quella che ha detto Simona. Quindi, Amalia, scusami un secondo, finisco questo pensiero. Volevo dire che i progetti twinning in questo momento sono molto importanti, come diceva Simona, per l'internazionalizzazione della scuola, ma anche se vogliamo lavorare per progetti, perché i progetti di twinning sono proprio project-based learning, cioè apprendimento basato su progetti. Tutte le attività che i ragazzi svolgono si possono valutare, perché nel momento in cui noi chiediamo ai ragazzi di scrivere nel forum, si può valutare quello che lui ha scritto. Se noi chiediamo ai ragazzi di realizzare un video, se decidiamo una griglia di valutazione per quel video, possiamo valutare il video. Tutte le attività che svolgono i ragazzi si possono valutare, quindi non è qualcosa che è a sé stante, ma fa parte proprio integrante della nostra attività didattica. E proprio in questo momento di chiusura, diciamo, per ora siamo, almeno noi delle superiori, siamo con la DAD, ma penso che presto anche le scuole medie, a lavorare online con degli studenti di un'altra nazionalità può essere un incentivo per appassionare i ragazzi alla didattica. Certo, e poi direi che è un modo di fare didattica proprio attraverso le competenze effettive dei ragazzi. Esatto, perché sì, qualche altra domanda? Io ho una domanda. Allora, io sono un insegnante di lingue, insegno francese. Ovviamente immagino, per esempio, a me piacerebbe avviare uno scambio, a questo punto ovviamente virtuale, però è pur sempre uno scambio. Ecco, mi chiedevo, dal momento che voi siete esperte, cioè una cosa che proprio vorrei fare subito, quindi siccome non sono, cioè la prima volta ora che sento di questa possibilità, ecco se se potrebbe lei per favore darmi dei consigli per come riuscire a fare in tempi rapidi una cosa del genere. Prima di tutto si deve iscrivere, lei si iscrive i twinning, le danno la sua iscrizione, viene approvata, per cui lei entra nella piattaforma, può andare qui nel forum dei partner e cercare qualcuno che lavora con il francese, oppure può scrivere lei una richiesta di lavorare con qualche docente in francese, che si può lavorare con tutte le lingue. Volevo dare anche un altro consiglio, magari impegnatevi in progetti più a breve termine se avete un'esigenza effettiva nel breve termine, quindi se volete ad esempio ora sotto il periodo di Natale ci sono tanti progetti che riguardano cartoline di Natale, canzoni di Natale e quant'altro per i ragazzi di qualsiasi ordine e livello, quindi magari con un progetto a breve termine siete meno coinvolte anche nel tempo. Sì, grazie, infatti potrebbe essere un'idea interessante questa, grazie. Potrei chiedere? Prego.
Certo. Mi chiamo Andrea Leandre, una domanda semplice, insomma. E sto cercando di inserire una foto nel mio profilo, però non riesco a farlo. Per vicino al mio nome. E non riesco quando vado su quando vado su modifica, in pratica vedo tutte le mie, tutti i miei dati, però non riesco a inserire una foto qualsiasi del mio profilo. Ecco, se può dirmi come si fa, se no non, bisogna vedere che dimensioni ha questa foto che lui vuole caricare. Un limite anche su QueenSpace è appunto dei documenti e delle foto non possono superare un certo, una certa grandezza. Quindi bisogna sempre vedere. Innanzitutto bisogna mettere le foto appunto tra le vostre foto nel profilo e poi sceglierne una di quelle che per metterla come foto del profilo vostro. Qua dove c'è scritto trattina qui bisogna che sia, mi sembra, Simona correggimi perché non potete, riuscite a vedere il mio schermo? Sì, si vede benissimo. 2 giga. Mi pare che sia 2 giga. Forse 2 mega. 2 megabyte, scusate, 2 megabyte. È 2 megabyte mi sembra il massimo di... Quindi aspetta che te lo dico, che lo cerco. Allora, l'avevo conservato. Ora non lo trovo più. Comunque si trova. Comunque mi sembra che siano 2 megabyte. Allora aspetta. Dunque, sì, 2 megabyte per le immagini. I documenti possono essere Word, PDF, tutti i tipi di documenti e i video solamente video di YouTube e di Vimeo. 2 megabyte, sì. Quindi andando sul proprio profilo, le va su foto e si carica qui la foto e poi sceglie quale vuole inserire nel suo profilo. Ok? Grazie. Niente. Qualche altra domanda? Sì, la collega Loredana Iaccarino chiede se ci sono progetti e attività di sostegno, senz'altro sì. Quando voi fate, anzi magari se posso chiedere ad Annalisa che sta condividendo lo schermo di far vedere eventualmente la ricerca per temi, la ricerca, ci sono varie modalità di ricerca dei partner. Se lei, Loredana, parla di impiantare un progetto ex novo, sicuramente c'è un'ampia diciamo platea che è interessata alle attività, ai progetti di sostegno. Lei può fare delle ricerche selezionando dei criteri di ricerca, quindi può restringere la ricerca in quella direzione lì. Se volesse invece partecipare a un progetto già esistente, basta allo stesso modo fare una selezione dei progetti selezionando bisogni speciali, se non sbaglio, mi confermate se ci sono? Sì, Simona, bisogni speciali. Ok, e quindi ovviamente inseritevi se avete informazioni più attuali delle mie, Annalisa e Amalia, però sicuramente, anzi direi che per esempio nella mia scuola alcune mie colleghe di sostegno lavorano, io insegno in un liceo linguistico, liceo delle scienze umane e liceo economico-sociale e diverse mie colleghe si dedicano a progetti twinning per lavorare con i ragazzi con bisogni speciali e ragazzi H. Anzi, direi che è una sorta di cosa in più, di valore aggiunto nella loro diciamo metodologia, perché è un modo di essere veramente
integrati con tutta la classe, a volte non farei anzi un discorso poi solo di ragazzi con bisogno speciale, ma l'inserimento all'interno di un progetto con tutto il resto della classe diventa un progetto che è veramente coinvolgente per tutti, anche per i ragazzi con i bisogni speciali. Sì, praticamente quando si va su persone, vado indietro così vi faccio vedere il passaggio. Su persone, si va su, persone, ricerca avanzata, e qui si scrivono le nostre esigenze, il ruolo, bibliotecario, coordinatore TIC, insegnante, psicologo, quello che stiamo cercando, si può scegliere l'argomento, tipo di utente, materie e così via, età, fascia minima di età massima, paese, regione, la lingua, quale lingua stiamo cercando, che il nostro docente, il nostro collega parli, e poi se è disponibile per un progetto e-twinning o se è interessato a utilizzare un kit e-twinning, come vi diceva Amalia prima, che ci sono dei kit già pronti che si possono utilizzare se uno non vuole creare un progetto ex novo, può appoggiarsi a questi kit. Quindi ricerca avanzata, partendo da persone, ricerca avanzata, per trovare un docente che voglia lavorare con noi. Scusate, ho trovato un'altra domanda che forse, non so se mi sia sfuggita, ma alla quale forse non abbiamo risposto. La collega Corsetti chiedeva se c'è un limite nel numero delle persone che possono partecipare ai meeting online utilizzando la piattaforma, utilizzando il TwinSpace, e se c'è la possibilità di registrarli. Avevo risposto nella chat. Ah, scusami. Ok, allora. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Lo possiamo dire comunque, lo possiamo ripetere anche a voce. Nei meeting online non c'è. I meeting sono solo per i docenti, non per gli studenti, sempre per una questione di privacy, per proteggerli. E non c'è un limite e si possono registrare. Io direi che se non abbiamo altre domande, forse possiamo anche chiudere, visto che sono le 17:30. Vi ringraziamo tutti della partecipazione numerosissima e ci scusiamo per gli eventuali appunto problemi di linea. Grazie a voi. Sì, allora, sicuramente ci saranno degli altri webinar su questo argomento, saranno organizzati diversamente in maniera tale da poter permettere a tutti, anche a un numero molto elevato di docenti, di partecipare. Ringrazio Simona Bernabei, che è la nostra referente pedagogica per la Toscana, di essere presente, di aver partecipato e di aver effettuato la registrazione, che poi voi potrete seguire sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sull'USR. Simona, vuoi terminare tu? Sì, grazie. Allora, intanto ringrazio gli intervenuti, ringrazio Annalisa Di Pierro e Amalia Lo Bianco, ambasciatrice Twinning per la Toscana. Trovate i loro indirizzi sul portale italiano Twinning presso Indire, trovate tutti gli indirizzi sia degli ambasciatori che dei referenti. Se avete bisogno di un contatto, naturalmente li trovate ovviamente anche nella piattaforma, però prima di iscrivervi, se avete una qualsiasi difficoltà, ci trovate lì. La registrazione verrà caricata sia sul sito USR, come ricordava Annalisa, anche sul canale YouTube di Twin in Toscana, e vi manderò il link via mail, quindi spero che abbiate dato tutti
tutti l'indirizzo mail giusto, perché qualcuno quando ieri sera ho scritto mi è tornato indietro, e quindi speriamo che gli indirizzi, perché ho fatto copia e incolla dal foglio di iscrizione, quindi, però insomma tutti i presenti dovrebbero aver ricevuto la mia mail di ieri sera. E per quello che riguarda l'attestato di partecipazione di cui diverse persone chiedevano notizie, ricordo, come abbiamo già scritto in chat, che USR Toscana non rilascia più attestati di partecipazione perché secondo la normativa sulla dematerializzazione, diciamo, noi su tutti i nostri webinar ci serviamo dell'autocertificazione, perché voi se tutti avete firmato il foglio presenze, e se avete avuto difficoltà vi invito a scrivermi su etwinintoscana@gmail.com, io manderò il link che era funzionante, perché io l'ho provato e tantissime persone si sono iscritte. Quindi dicevo, la vostra presenza è attestata dalla vostra firma sul foglio firme, e se alle vostre dirigenze o segreterie dovesse servire prova di questa vostra partecipazione, USR vi fornirà i dati necessari. Quindi l'autocertificazione, rispondo a Marta Matteini, funziona che voi dite io ho partecipato, e siccome siete un pubblico ufficiale, attestate che voi avete partecipato, né più né meno di quando si fa, per esempio, si chiede, non so, un giorno per motivi di famiglia e si autocertifica di avere motivazioni valide, senza bisogno di dire cosa dovete fare nello specifico, di produrre certificazioni. Ecco, questa è un po' la politica di USR. Siccome questi eventi, come vi diceva Amalia, sono organizzati in collaborazione fra i Twin in Toscana e Twinning Italia e USR Toscana, questa è un po' la politica che USR Toscana segue. Per qualsiasi problema, sì, comunque contattateci, nel senso che noi siamo sempre lì, e vedete, didatticamente ma anche dal punto di vista amministrativo cerchiamo, fin dove arriviamo, di sostenervi. Se poi abbiamo un problema amministrativo o per esempio di difficoltà di accesso alla piattaforma, o qualcuno mi chiedeva saranno scadute le mie credenziali o cose di questo tipo, e ho già risposto, comunque magari scrivete a noi o scrivete all'Unità Nazionale, perché l'Unità Nazionale, l'Unità Nazionale sono, sì, molto efficaci, sì, come le risposte sono celeri. Sì, perché noi come gruppo toscano siamo il gruppo di docenti, ecco, non siamo il gruppo di amministrativi che gestisce eTwinning Italia, ecco, perché delle volte ci sovrappongono, visto che siamo toscani anche noi. Sì, volevo solo far vedere appunto sul sito di twinningindire.it, nella sezione ambasciatori potete cercare gli ambasciatori per regione, quindi Toscana, e trovate le nostre i nostri indirizzi mail, ve lo faccio vedere. E poi un'altra cosa molto importante, sempre su twinningindire.it, qui ci sono, ecco, i nostri indirizzi mail, se ci volete scrivere. Potete scegliere anche a seconda della provincia, perché chiaramente siamo in tanti, divisi per province. Volevo poi farvi notare che c'è questa importante iniziativa SOS Didattica a Distanza, che è stata aperta l'anno scorso scolastico, e quindi se avete bisogno di un aiuto su strumenti da utilizzare nella didattica a distanza, potete far riferimento a questo sia gruppo, i Twinning, che ebook, che in cui sono raccolte appunto tutte le attività che si possono svolgere durante la DAD. Grazie mille a tutti. Grazie, e ricorderò il prossimo webinar per la prossima settimana, vero Simona? Sì, la prossima settimana poi già abbiamo abbiamo pubblicato notizia su, a parte che c'è la comunicazione, la nota dell'USR, ma siamo su Facebook, abbiamo messo
il programma, e ce ne sono altri in arrivo, quindi io se volete mando a tutti, come già ho detto a qualcuno, mando a tutti per mail, allo stesso gruppo diciamo, mando le informazioni sui prossimi webinar. Grazie, buonasera. Grazie Simona. Buonasera, grazie. Niente, grazie a voi, arrivederci. Grazie presto. A tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buon lavoro. Buonasera.